Reattività e riflessi sul set. So che sembrano due cose che con la batteria non c'entrano molto, ma in realtà sono una cosa veramente importantissima, perché la reattività sul set e la velocità di capire quello che stiamo facendo, in che modo lo stiamo facendo, come lo dobbiamo fare, come dobbiamo suonarlo, eccetera eccetera, è una cosa veramente fondamentale. Quindi oggi voglio andare a far vedere un esercizietto in sedicesimi, che poi si può fare in terzini, si può fare in come si vuole ovviamente. Io vi butto l'idea come al solito, poi voi ve la gestite come volete. E tra l'altro ve lo dico già subito, se avete qualche problema non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti, e se vi è utile questo video mettete un mi piace, ma mettetelo lo stesso adesso, va, un mi piace. Allora, l'esercizio come funziona? Poi magari qui potrei far uscire una cosa che vi fa vedere le note, vabbè, poi ci penso. In pratica noi abbiamo una quartina di sedicesimi, con quindi quattro sedicesimi normalissimi. Quello che dobbiamo andare a fare è mettere degli accenti a caso. Ovviamente il massimo di accenti che possiamo mettere sono quattro. Cominciamo mettendo l'accento solo sul primo colpo, quindi primo colpo accentato, secondo, terzo e quarto no. Quindi questi tre colpi saranno delle ghost. La cosa da fare adesso è suonarlo in due modi. Poi ovviamente potrete suonarlo in 600.000, ma oggi vi faccio vedere che lo suono con i singoli prima e con i doppi. Partirò destra sinistra e poi destra sinistra sinistra. Ovviamente questa quartina sarà da moltiplicare per 4 per fare una battuta completa. Vi faccio vedere questo primo esercizio. In pratica, se io faccio una battuta completa, quindi 4 quartine di sedicesimo con l'accento ogni primo colpo della quartina, e lo faccio a singoli, verrà molto semplicemente questo. Se lo faccio a doppi invece diventa già più difficile. Perché? Perché subito all'inizio ho due colpi di destra, ma uno accento e uno no, quindi bisogna stare molto attenti. Perché? Mo vi spiego. Quando facciamo i primi due colpi dovremo fare un downstroke, quindi primo colpo partendo dall'alto, diamo il colpo ma ci fermiamo subito qui vicino alla pelle per dare poi la ghost. Quindi questi saranno i nostri due colpi, quindi andiamo adesso a farlo a doppi colpi. Adesso facciamo prima singoli, poi doppi e pian pianino acceleriamo. Ok, la difficoltà qui qual è? È cercare di far sembrare i doppi uguali ai singoli, nel senso far suonare singoli e doppi nello stesso modo. Adesso cambiamo esercizio, proviamo a fare un'altra cosa. Facciamo ad esempio accento sull'uno e sul quarto, facendo gli accenti in questo modo. Con i singoli è abbastanza semplice, perché noi abbiamo l'accento sul primo che sarà di destra, come abbiamo fatto prima, e l'accento sul quarto sarà di sinistra, quindi verrà questo. Facendola doppi però questo diventa un po' un problema, perché l'inizio è uguale a quello che abbiamo fatto prima, quindi nei due colpi iniziali destra destra avremo il downstroke, mentre negli ultimi due colpi adesso abbiamo il 3 come ghost e il 4 accentato. Quindi che cosa succederà? Dovremo fare un upstroke. Cosa vuol dire? Vuol dire il contrario di prima. Partiremo con una ghost, ma dopo aver suonato non staremo qui ma andremo su, quindi suoneremo e andiamo subito su per fare il colpo dopo, che sarà un accento ovviamente. Quindi l'esercizio a doppi sarà: facciamo tutte e due insieme come prima, tiriamolo su di velocità, anche se qui sarà un pochettino più complicato. Ok, la cosa da fare adesso è togliere il ride, prima cosa, tanto non mi serve. È quella di orchestrare. Orchestrare, sapete cosa vuol dire? Forse ve l'ho già fatto vedere in un altro video. Comunque significa suonare su tutta la batteria un certo esercizio. Adesso gli esercizi li abbiamo fatti solo sul rullante, proviamo a portarli su tutta la batteria. Il modo è quello che vi ho fatto vedere nell'altro video, ma lo ridico. E cioè fare gli accenti con la mano destra, o comunque con la mano forte, per i mancini sarà con la sinistra, sul timpano, mentre gli accenti con la mano debole, cioè la mia sinistra, sul tom. Tutti gli altri colpi, cioè tutte le ghost in pratica, rimangono sul
rodullante. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio il primo esercizio, sia singoli sia a doppi, ha l'accento sempre con la mano destra, quindi vuol dire che tutti gli accenti saranno sul timpano. State attenti perché il problema dei doppi è sempre lo stesso: dovremo fare un accento sul timpano e poi spostare la mano e fare la ghost rodullante. Vi faccio sentire tutti e due gli esercizi di nuovo, singoli e doppi. Adesso quindi facciamo quello che vi ho fatto vedere prima con accento su 1 e su 4. Mi raccomando raga, quando arrivano dei punti tipo questo, tirate il meno possibile i muscoli, cercate di farlo il più rilassato possibile. Se non siete rilassati, diminuite la velocità. Quindi raga, detto questo, adesso gli esercizi potete farveli voi. Prima cosa, ovviamente come sempre, vi consiglio di mettervi gli accenti più semplici, nel senso accento sull'1, accento sul 3, non fate cose troppo complicate. E poi soprattutto potete anche cambiare di atteggiatura, potete fare quello che volete. Potete decidere di far singoli, potete far singoli al contrario, quindi partendo di sinistra, doppi partendo di sinistra, ma potete fare ad esempio paradiddle. Potete fare quello che volete. Come prima, non fate cose troppo difficili subito. Perché? Perché se no è un problema. Quindi basta. Io ovviamente vi ricordo che c'è un PDF che trovate qui sotto cliccando il link che vi lascio. Quel link lì vi riporta il sito Castube, eccetera, eccetera, bla 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 bla. Scrivetemi qui sotto nei commenti se avete qualsiasi dubbio o se avete qualsiasi cosa da dirmi. Che ne so, ditemi cose, scrivetemi cose qui sotto, mi raccomando. Anche perché comunque scrivendo qui sotto nei commenti aiutate il video a crescere. Se cresce il video, cresce il canale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi basta, finito, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!